L'amministrazione comunale ha partecipato ufficialmente a Io non corro, la fiaccolata che su iniziativa dei familiari di Francesco Ciriacono, 20 anni, e Giulia De Maria, 18, i due giovani morti in altrettanti incidenti stradali, si è tenuta a Caltagirone sabato 28, con partenza alle 19 da Piazza della Regione e conclusione in Piazza Marconi, per ricordare le vittime dei sinistri che nelle ultime settimane hanno macchiato di sangue le strade di Caltagirone, e per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione all'adozione di comportamenti responsabili alla guida dei veicoli. In questo modo, ha sottolineato il sindaco Gino Ioppolo, vogliamo testimoniare il dolore della nostra comunità per le giovani vite perdute prematuramente e ribadire l'impegno costante nel fronteggiare un così triste fenomeno. Per testimoniare l'impegno quotidiano e concreto dell'amministrazione comunale e del consiglio comunale, sono in piazza non soltanto tutti i componenti della giunta, ma anche numerosissimi, direi quasi tutti, i consiglieri comunali della città, perché gli eventi che hanno colpito in fronte la comunità dopo aver gettato nella tragedia le famiglie di questi nostri giovani concittadini che erano una parte della speranza di una città, come tutte le giovani vite lo sono per ogni comunità, devono molto responsabilizzarci. Noi non possiamo additare responsabilità precise, è un sistema che comincia dalle famiglie, comincia e prosegue nelle scuole e poi nella società tutta. Noi dobbiamo tutelarli i giovani, io non intendo colpevolizzare nessuno, e però c'è da registrare quello che stiamo facendo in queste settimane, e quindi maggiori controlli in questi giorni. Tutte le forze dell'ordine, a cui va un mio sentito e profondo ringraziamento, stanno lavorando in perfetta collaborazione tra di loro per verificare il rispetto formale delle norme, e mi riferisco agli esercizi commerciali, taluni comportamenti, e per riprendere un controllo del territorio anche con i sistemi dell'alcol test e con tutti quelli che la legge consente, al fine di evitare il più possibile e quindi tendenzialmente di azzerare gli incidenti autonomi che hanno portato al decesso di queste nostre giovani vittime che piangiamo tutti. Il Consiglio Comunale già nella seduta dell'altro ieri ha manifestato un minuto di silenzio per le ormai tante e diverse vittime che ci sono state sulle nostre strade di giovanissimi. La nostra presenza qua stasera, oltre che come istituzione, anche personale, perché bisogna sensibilizzare i giovani e non solo, attraverso noi istituzioni, attraverso le scuole, le associazioni e questo gruppo di giovani che in autonomia hanno organizzato questa manifestazione. La nostra iniziativa è scaturita dal dramma che si è riversato nella nostra comunità negli ultimi mesi. L'associazione è stata denominata proprio Io non corro, delle piccole parole con un grande significato. Proprio cercheremo noi di combattere questo dramma in modo tale che le vite di Giulia e di Francesco non siano state invane. Inizieremo noi con una campagna di sensibilizzazione, partiremo dalle scuole, dai più piccoli, perché sono proprio loro i giovani del domani, e poi diffonderemo il messaggio nelle varie città. Un messaggio che prima di mettersi alla guida, non bere. Non bere, o se bevi, non guidare. Noi fratelli, siamo i primi a essere stati colpiti da questo dramma, vogliamo non arrenderci, vogliamo lottare, vogliamo rimanere uniti e far sì che la morte di Giulia, di Francesco non siano vane. Vogliamo gettare un piccolo seme che nel futuro speriamo si tradurrà in una maggior consapevolezza, maggior coscienza da parte di tutti, non solo dei giovani ma anche delle famiglie. Noi, come ha detto Gianfilippo, vogliamo puntare all'educazione, perché questo problema è un problema culturale, è un problema di educazione.
Quindi noi vogliamo sensibilizzare appunto l'opinione pubblica su questi temi delicatissimi. Lo vogliamo fare per Giulia e per Francesco. Noi siamo davvero molto felici per questa grande presenza delle persone, perché vuol dire che anche loro, nei loro cuori, vogliono questo cambiamento. Vogliono dire basta, sono indignati, anche se mossi dal dolore, vogliono fare qualcosa. E questa fiaccolata sarà il seme per fare qualcosa nel futuro, sarà il punto di partenza per far sì che tutto questo non sia stato vano.